Pianezze, le prealpi trevigiane per una nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Perché siamo qui? Perché vogliamo parlarvi di fauna selvatica, di sicurezza stradale, però anche di gestione puntuale del territorio e di recuperi ambientali. Lo facciamo con la riserva alpina di Pederobba, adesso si chiama Comprensorio, e partiamo dalla sicurezza. Siamo lungo una strada perché? Perché qui passa la fauna selvatica e ci sono notevoli problemi di sicurezza stradale con il passaggio delle autovetture. Allora siamo con il presidente del comprensorio di Pederobba, Pierangelo Favaro. Perché attraversano la strada? Gli animali hanno la necessità di scendere dal massiccio del Monfenera e devono andare ad abbeverarsi nel torrente sotto qua, che è il torrente Curogna, e quindi devono attraversare, gioco forza diciamo, la strada, che è molto trafficata. E questa è la direttrice che sostanzialmente collega la Feltrina con la Val Sugana e praticamente da Cavaso porta fino a Bassano del Grappa. Questo è uno dei punti più critici e mediamente abbiamo un incidente a settimana. Paolo Maggion, presidente Libera Caccia Treviso, voi avete commissionato addirittura uno studio per capire l'incidenza della fauna selvatica sulla sicurezza delle strade. Sì, e questo studio è stato portato a termine nell'arco di 3 mesi di ricerca che abbiamo fatto nel 2019 e abbiamo posizionato delle fototrappola e oltre a verificare gli incidenti abbiamo verificato quali sono stati gli animali che hanno attraversato più spesso questa strada. In questo studio abbiamo portato 2 soluzioni. Uno sono delle fotocellule che rilevano la presenza, un'altra invece sono i famosi corridoi faunistici. In questa puntata però noi non parleremo solo di sicurezza stradale, parleremo anche del vostro intervento pratico per la gestione dei territori. Il cacciatore è un bioregolatore, si intende che fa dei ripristini ambientali per tenere una popolazione idonea in un territorio e comunque fa anche una selezione delle specie che sono presenti, perché ci deve essere una gestione florofaunistica. Di tutto questo parleremo subito dopo i titoli. Corridoi ecologici per evitare incidenti stradali, recupero ambientale volontario a costo zero di rive e terreni, controllo e monitoraggio di specie in esubero che diventano dannose con abbattimenti selettivi. L'esempio dell'attività della riserva alpina di Pederobba, per non chiamarli solo cacciatori. Presente e futuro del Monte Grappa diventato per l'UNESCO riserva della biosfera. Progetti per il rilancio ambientale, per il turismo, ma soprattutto per riportare i giovani a vivere la montagna. È una delle verdure tipiche dell'inverno, ma soprattutto è un concentrato di vitamine e componenti chimici fondamentali per il nostro corpo. I cavoli, raccontati dal nostro Renzo Gatto anche in cottura per non perdere una vera e propria botta di salute. Si insinua nelle foglie scavando veri e propri tunnel. È il serpentello dei limoni, un insetto che può portare anche alla morte per asfissia delle piante. Adriano Favaretto ci spiega come intervenire sui nostri alberelli prima che sia troppo tardi. Veniva allevato per la morbida pelliccia con cui si realizzavano guanti e manisse parafreddo per motociclisti e biciclette. Oggi invece è uno degli animaletti da compagnia più simpatici, discreti, meno impegnativi ma soprattutto longevi. È il cincillà del Nord America, protagonista di Zampettando. La tavola da mettere in riva ai fossi, il sapone ricavato dal grasso del maiale, ma anche la cenere da utilizzare con l'acqua bollente. Facciamo filò questa settimana con Virginio Maso, che ci racconta come le donne lavavano i panni prima della lavatrice. Presidente Favaro, perché ci ha portato qui lungo la Feltrina? La Feltrina è un altro dei punti molto critici per quanto riguarda i passaggi della fauna selvatica. Infatti qui abbiamo il massiccio del Monfenera che guarda verso, diciamo, il Piave, no? Gli animali scendono, soprattutto all'imbrunire e all'alba, scendono, attraversano la statale Feltrina, oltretutto qui abbiamo anche il problema della ferrovia, attraversano la ferrovia e poi vanno praticamente nella grava del Piave a bere e ad alimentarsi. Qui abbiamo anche qui, come nella Val Cavasia, la problematica di un incidente, di incidenti mediamente settimanali. Qui abbiamo i cervi, soprattutto i cinghiali, che scendono a valle per andare a bere nel Piave e più di una volta ci è capitato di fare dei recuperi anche di 4-5 cinghiali investiti con danni incredibili, ma soprattutto per il rischio proprio della vita anche delle persone, come è già successo a Quero sostanzialmente. Voi sollevate il problema ma date anche delle soluzioni. Sì, sono delle soluzioni diverse. Quelle più semplici sono quelle dei sensori che recepiscono il calore dell'animale e emettono degli ultrasuoni, e questi ultrasuoni danno fastidio all'animale e lo fermano, lo stoppano. E nel contempo ci sono degli allarmi luminosi che avvisano
gli automobilisti della presenza dell'animale che sta per attraversare la strada. Questa è una soluzione tampone perché con il tempo gli animali si abituano ai segnali ultrasuoni e si abituano anche agli segnali luminosi e di conseguenza il rischio comunque persiste sostanzialmente, no? Poi ci sono delle soluzioni definitive che voi avete visto. Sì, ci sono delle soluzioni che sono state adottate principalmente nei paesi del nord, ma anche nei paesi confinanti, Austria, Slovenia, Germania, che sono i cosiddetti corridoi ecologici. Ma questi corridoi ecologici ci sono solo nel nord Europa? No, ne abbiamo anche due esempi pratici qui a Feltre. Adesso ci seguiamo le notizie e poi andiamo a vederli a Feltre. La Commissione Agricoltura Europea si è riunita giovedì per votare la proposta di modifica di una direttiva che, tra gli altri, regolamenta anche il comparto del miele. Tra le proposte approvate ci sono anche quelle relative all'etichettatura, con la specifica dichiarazione della provenienza geografica del miele e le sue eventuali miscelazioni, con l'obiettivo di proteggere i consumatori, facilitando la possibilità di fare scelte informate. L'Europa rinnova l'uso del glifosato in agricoltura. La Commissione europea infatti ha annunciato che procederà al rinnovo dell'autorizzazione all'uso del prodotto per un periodo di 10 anni, con nuove condizioni e restrizioni, in assenza di parere diverso da parte degli Stati membri. Questo anche a seguito delle conclusioni a cui è giunta l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, dopo un processo di valutazione che è iniziato nel 2019 e per la quale non sono state individuate aree critiche di preoccupazione per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Presidente Favaro, ci siamo spostati qui in tangenziale a Feltre. Alle nostre spalle cosa c'è? Alle nostre spalle c'è un esempio pratico di quelli che sono i corridoi ecologici, cioè sono sostanzialmente dei passaggi che consentono agli animali di transitare da nord a sud e da sud a nord. Ecco, in questo caso che cosa hanno realizzato qui? Sostanzialmente si tratta di una galleria dove non era necessario fare una galleria, però questo consente di mettere del materiale terroso sopra la stessa e dove possono crescere le piante e gli animali transitano come fosse un bosco normale. Quindi poi con i dovuti incanalamenti, i cosiddetti imbuti ecologici, loro possono transitare da una parte all'altra della strada senza dover transitare all'interno della strada stessa. E qui abbiamo un altro esempio di attenzione agli animali selvatici. Sì, anche qui, come abbiamo già visto prima, c'è la possibilità per gli animali di transitare dal lato nord al lato sud e viceversa, e quindi questo gli consente di salvarsi la vita e di salvare soprattutto la vita agli automobilisti. Ma allora in Feltrina, ad esempio, noi dovremmo fare situazioni come queste, dei tunnel? Sì, diciamo che potremmo fare i cosiddetti ecodotti o corridoi ecologici, che consentono appunto l'attraversamento degli animali da una parte all'altra in sicurezza. Mi risulta che ci siano, diciamo, dei fondi europei che consentono appunto di accedere a questi per costruire queste opere, insomma. E nel frattempo ci sono anche possibilità alternative? Sì, beh, ovviamente oltre a questi, diciamo, ecodotti c'è la possibilità di fare anche dei sottopassi per gli animali di piccola taglia, quindi per le lepri o per i cinghiali, che sono già, diciamo, animali più piccoli rispetto ai cervi, ad esempio. Ecco, ci sono esempi pratici che noi possiamo andare a vedere magari di aree che possono essere ricondotte? Sì, ci sono degli esempi pratici che l'uomo ha costruito per, diciamo, passeggiate ecologiche o per transiti in bicicletta, che potevano essere colti come esempio per questo tipo di protezione. Allora noi andremo a vedere questo esempio subito dopo la pubblicità. Guardare già al 2031 per il Monte Grappa come sito UNESCO riserva della biosfera. È stato l'obiettivo dell'assemblea annuale delle comunità coinvolte nella serie di progetti di valorizzazione di questo territorio. Questa sera vi siete ritrovati qui a Maser per fare il punto della situazione, ma per creare una sorta di percorso fino al 2031. Sì, chiaramente far parte dell'UNESCO impone di avere un piano d'azione che va proprio a sancire il percorso decennale di crescita del riconoscimento. 125 progetti presentati e più di 4 milioni di euro già assegnati.
Fra questi, 4 i progetti strategici che raccolgono 34 proposte, molte delle quali arrivate da giovani che vogliono vivere il loro futuro sul Monte Grappa. Allora, c'è stata tutta un'attività fatta grazie a un contributo di Cari Verona con Bassano Capofila, che si chiama Progetto BIAB, che è servito per coinvolgere tantissimi giovani intanto nella conoscenza della riserva di biosfera e con dei bandi specifici andare a finanziare quelle che erano le loro idee, progetti, anche sogni di vita, perché alcune erano attività imprenditoriali, per poter appunto sviluppare non solo la loro attività ma soprattutto il territorio del Monte Grappa. Capofila di progetti giovani nel comune di Bassano, che sta portando avanti un progetto che coinvolge altre 3 riserve di biosfera europee, che sono Austria, Francia e Slovenia. Come obiettivo, innanzitutto, il bando si chiama BioHub e come obiettivo ha quello dello sviluppo sostenibile del territorio. Poi nell'atto pratico come si metterà in pratica questa sinergia tra biosfere? Ma l'atto pratico verranno tradotti in bandi che poi nel territorio si tradurranno in sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche economico, magari con la creazione di nuove start-up, e questo comunque crea una ricchezza in più, un valore aggiunto per tutto il territorio. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo parlando della fauna selvatica e degli impatti sulla sicurezza stradale, e tra breve vi racconteremo anche di cose importanti legate al recupero ambientale. Tutto questo con i cacciatori della riserva alpina di Pedroba. Siamo con il presidente Favaro. Presidente, perché ci ha portato qui? Questo è un sottopasso che è stato costruito per uso ciclopedonale, che però può anche essere, da spunto per creare dei sottopassi, dei corridoi ecologici per far sì che gli animali transitino senza dover passare e attraversare la strada, sostanzialmente. Questo è un sistema che può essere utilizzato nella progettazione di nuove tangenziali, di nuove strade. Sì, queste sono infrastrutture importanti che servono soprattutto a salvaguardare la vita degli automobilisti, non solo quella degli animali. Sono sicuramente delle strutture che hanno dei costi importanti e penso si possa accedere comunque a contributi europei per poter, costruirli. Ecco, però voi non pensate solo agli animali, alla sicurezza stradale, non fate solo progetti, fate anche delle attività pratiche. Sì, la nostra principale, attività nel territorio è quella dei ripristini ambientali e quella anche delle culture a perdere. Questo ci permette di salvaguardare il territorio, di creare la biodiversità e di rendere il territorio fruibile non solo a noi cacciatori ma anche alla gente comune che vuol farsi una passeggiata in mezzo al bosco, in mezzo ai prati. Allora andremo a vedere questo ripristino ambientale subito dopo il nostro Adriano Favaretto. Oggi parliamo di limoni. È tempo di portarli a riparo, però prima di portarli a riparo diamo un'occhiata se sono attaccati da parassiti. Perché vi dico questo? Perché se voi li portate dentro senza fare un trattamento, viene che la malattia si passa e si trasmette alle altre piante. In questo caso, come vedete, la pianta è stata attaccata dal serpentello, chiamato così perché lui si infiltra internamente della foglia, soprattutto nella parte retro della foglia, e poi muovendosi lascia un segno tutto a zigzag, sembra proprio un serpentello che si muove. Lui si nutre delle foglie. Quindi se noi interveniamo con dei trattamenti, la pianta va in asfissia con rischio anche che possa morire. Primo consiglio, prendete una foglia e andate o al consorzio agrario o dove vendono materiali per l'agricoltura, gliela fate vedere e loro vi daranno il prodotto. In genere è uno spray già pronto, quindi non serve bagnare o niente, basta solo spruzzare. Come si agisce? Vi preparate innanzitutto cavalletto, un supporto che sia a portata di mano e che lavoriate in vita, no? Dopodiché, siccome il trattamento va fatto sopra foglia e sotto foglia, la piegate pian piano, magari vi fate aiutare da qualcuno. E con il prodotto andiamo a spruzzare tutta la parte sotto foglia. Perché facciamo prima sotto e poi sopra? Adesso la riporto in piedi e come vedete, riportandola giù in piedi, continua a gocciolare ma internamente. Adesso procediamo a fare la parte sopra, la parte alta. Come vedete la pianta è come avesse ricevuto una pioggia, una grossa nebbia. Adesso lo lasciate ad asciugare
e dopo lo portate dentro, cominciate a metterlo a riparo. Ultimo consiglio, la frequenza dei trattamenti. Tenendo sott'occhio la pianta, potrebbero essere ogni 30 giorni, diciamo, se vedete che la pianta si è stabilizzata, la malattia si è stabilizzata. E poi la frequenza sarà una volta all'anno, giusto per prevenire più che curare. E come sempre, vi auguro un buon lavoro. Dei rovi lungo la costa di Monfenera, come vedete, pederoba sullo sfondo. Siamo qui perché la Riserva Alpina non fa solamente proposte per la gestione della fauna selvatica e della sicurezza stradale, fa anche dei ripristini ambientali. Siamo con Erminio Panno che abita in questa zona qua, che vive in questa zona. Qui la Riserva Alpina è intervenuta per rimettere a posto questo terreno. Abbiamo fatto un gran bel lavoro perché era disastrato e le ho dato una mano con i macchinari che ho a disposizione per vederne un po' di pulizia, insomma. Lei che abita da sempre qui, sì, c'è stato un abbandono di questi territori? Sì, un abbandono proprio drastico proprio. Qui una volta era tutto prato? Tutto prato, prato e vigneto. La gente qua viveva con quello che produceva qua in zona, insomma. E soprattutto teneva a posto la montagna perché non franasse? Sì, beh, era sotto controllo tutto, veramente era un paradiso. Adriano Zanotto, perché fate questo ripristino che abbiamo sentito raccontato da Erminio Panno? Beh, cerchiamo di ripristinare e mantenere le parti prative che sono molto importanti per la biodiversità. E più la diversità è alta, più gli ambienti sono diversi, più animali selvatici, fauna selvatica è presente. Quindi facciamo un esempio pratico, se io ho del prato e poi dietro di me ho del bosco, che cosa facilito? Beh, sicuramente la piccola selvaggina, quella che è un po' in sofferenza, causa anche all'agricoltura intensiva e alla meccanizzazione dell'agricoltura. Ed è per questo che noi cerchiamo di incentivare e portare avanti questo tipo di attività. Voi addirittura questi ripristini ambientali li fate su proprietà che non sono vostre? No, proprietà dei privati, chiediamo l'autorizzazione ovviamente e cerchiamo di coinvolgere tutta la riserva di Pederoba. Però voi, la fatica poi la fate voi. Bisogna, purtroppo è un lavoro che deve essere fatto e deve essere mantenuto. Qualcuno vi dà una mano magari economicamente? Beh, ci sono dei contributi, quando è possibile cerchiamo di recepirli a livello regionale, però in questo caso lo sforzo economico è stato fatto direttamente dai soci della Riserva di Pederoba. Ma chi ve lo fa fare? La passione. Grazie, adesso è il momento del nostro Renzo Gatto. Inizia la stagione invernale ed è la stagione tipica dei cavoli. Esistono un numero impressionante di cavoli, andiamo dai broccoli, dal cavolo vera e propria, dalla verza, andiamo al cavolfiore. Tutti questi sono raggruppati nella famiglia delle brassicacee. Se prendiamo 100 grammi di cavoli, noi vediamo che circa il 92-93% è acqua. 2,5 grammi sono di fibre e questo è importante per il nostro intestino. Il restante 5% è composto da calcio, da potassio, da vitamine del gruppo A, del gruppo B, vitamina C, vitamina K e folati. Perché sono importanti? Beh, il potassio e il calcio anche per il sistema cardiocircolatorio. L'acido folico, molto importante per tantissime cose, in particolare per le donne in gravidanza. La vitamina K regola il nostro, come dire, coagulazione del sangue. E la vitamina A e la vitamina C ben conosciamo. Poi è molto ricco anche in alfa e beta caroteni, in luteina e zeaxantina, cioè salute degli occhi, e anche nel sistema immunitario. Ma in particolare i cavoli, diciamo le brassicacee, sono un concentrato di isotiocianati e dell'indolo tricarbinolo che diminuiscono la possibilità di contrarre un tumore. L'importante è però come assumerli, perché devono essere poco cotti, devono essere, come dire, croccanti, perché la bollitura di 5 minuti fa diminuire del 50% il contenuto dei isotiocianati. Allora si mettono in acqua fredda, quando raggiunge la bollitura si spegne subito, lasciamoli lì 2-3 minuti
E questa sarebbe, come dire, la forma ottimale di cottura per avere la massima quantità di principi attivi utili. Un'avvertenza. Le persone che fanno uso di anticoagulanti, Coumadin, tanto per fare un nome, che comunque hanno problemi tiroidei e che prendono gli ormoni tiroidei, non è che non dovrebbero consumarli, ma dovrebbero consumarli con un po' di moderazione. Termino con una curiosità per chi ha a disposizione un orto e coltiva i cavoli. È stato dimostrato che questi concentrano la massima quantità di principi attivi, in particolare gli isotiocianati, nel tardo pomeriggio. Ecco che allora conviene raccoglierli dalle 4 del pomeriggio in poi. Adriano Zanotto, ci siamo spostati su un sentiero perché i ripristini ambientali li fate non solo sulle radure, ma li fate anche proprio sui sentieri. Tra l'altro con notevoli difficoltà, perché poi non si può bruciare, quindi dovete fare un bel lavoro manuale. Perché lo fate? Beh, lo facciamo per rendere fruibile a tutti quanti il nostro territorio, in un venere in particolare, e collaboriamo con tutte le associazioni del comune appunto per fare questo tipo di attività. Ecco, ma siete dei cacciatori, a voi cosa interessa? Beh, sicuramente avere un sentiero che passa per il nostro territorio rende il territorio più fruibile, non solo a noi ma a tutta la comunità. Gli animali utilizzano anche loro questi tipi di passaggio e vanno sicuramente mantenuti. Grazie, adesso a proposito di animali è il momento di Zampettando. Parliamo del cincilla. La specie si chiama Cincilla laniger perché, al pari della lana nelle pecore, veniva allevato per la sua pelliccia, per questo manto meraviglioso col quale si potevano fare appunto i guanti. Da molti anni è stata abbandonata questa pratica e si è scoperto che sono degli animali pet straordinari. Perché? Perché sono animali silenziosi, molto puliti, amano farsi i bagni nella sabbia per tenere sempre il loro pelo in splendida forma, molto longevi, caratteristica poco comune tra i piccoli roditori da compagnia, possono raggiungere quasi 20 anni di vita. Sono animali che non mordono mai, super confidenti con l'uomo e che, essendo arboricoli in natura, si sperticano in degli esercizi meravigliosi nelle nostre case, quindi non sfruttano solamente il pavimento come farebbe un coniglio o una cavia, ma sanno arrampicarsi e fare dei voli, dei salti da una mensola all'altra, quindi sono veramente animali molto spassosi. Sono degli animali che vengono da zone montuose del Centro America e quindi hanno bisogno di un clima relativamente freddo. Stiamo attenti all'eccesso di temperatura, quindi ai colpi di calore, ai colpi di sole. Sono animali tendenzialmente crepuscolari che si muoveranno di più durante la sera o nelle prime ore del mattino. La gestione alimentare è semplicissima, sono degli erbivori stretti che mangiano fieno, mangime specifico e delle bacche secche. Anche per questo la gestione in casa è semplice, perché le loro deiezioni sono poche, sono secche e non puzzano. I loro denti sono a crescita continua e richiedono proprio di essere consumati masticando fieno, bacche secche, mangime, quindi molto abrasivo sulla corona dentale. I cincillà non hanno delle vaccinazioni obbligatorie, l'acquisto è molto semplice, non richiedono documentazione specifica. Come ogni animale, devono essere visitati ogni 6-12 mesi da parte di medici veterinari specializzati nella cura degli animali esotici, e almeno durante la prima visita, durante l'acquisto, converrebbe fare anche un esame delle feci per verificare che non abbiano delle parassitosi. Sono animali che amano moltissimo la compagnia dell'uomo, si affezionano e creano dei legami particolarmente forti. In questi anni c'è una forte riscoperta di questi animali perché hanno questo pelo meraviglioso, un carattere molto docile e amano molto stare in compagnia di chi li gestisce. E adesso parliamo di danni creati dai selvatici e siamo con Alberico Forner, che lei è un pezzo di terra qui a Pederoba. Sì. Che cosa le stanno facendo? I cinghiali li fanno cavare abbastanza. Cosa fanno sulla sua terra? Il rumasciotto. Da quanto tempo è che sente parlare di cinghiali qua sul Monfener? Sarà una bestia di 20 anni, sì, e abbondanti anche. E tanti danni? Non tanti come adesso. Qualcuno
perché adesso si arrivai perfino a Monfumo, dove anche gli agani, e come Caprioli, e Cerro e tante altre, dove anni che era, i vasi e piante, i vari i russa, e dopo la pianta amore, qui corni, e si chiama Roma intera. È l'embro, è l'embro. Chi lo mette più a posto che l'embro là? Dario Pacagnella, ma intanto che cos'è il lembro? Beh, il lembro è lo strato superficiale del terreno dove il cinghiale trova la maggior parte dei suoi nutrimenti. Va a modificare quella che è la struttura del bordo strada, del ciglio stradale, quindi creando il dissesto idrogeologico della strada. Dario, qui ci siamo spostati a mezza costa, ma qui hanno arato. Sì, questa è la tipica attività notturna dei cinghiali, quello che fanno nel migliore dei modi, cioè alimentarsi, e quindi non è solo un problema per le strade ma proprio anche per l'agricoltura, per il terreno, perché questo è un pascolo tipico del nostro Monfenera, di quelli che sono storici come pascoli, dove non crescerà molto ovviamente più l'erba come una volta, perché hanno distrutto tutto quello che è lo strato superficiale. In più c'è la problematica legata al dilavamento del suolo, quindi ha un doppio problema quello del cinghiale, non solo la distruzione del pascolo però anche proprio il dilavamento superficiale e l'aumento del rischio franoso. Ecco, ma tutto questo è aumentato perché non c'è un controllo sulla gestione dei cinghiali. Il cinghiale ha una caratteristica di essere altamente prolifico. In più, trovando un ambiente abbandonato come quello delle nostre montagne, il cinghiale si riproduce ancora meglio perché è pieno di posti dove può andarsi a nascondere. Ecco che allora la popolazione è in aumento e nonostante ci sia un tentativo di gestione da parte della regione, quindi anche attraverso noi cacciatori, non riusciamo a contenere in maniera importante i numeri, non sarà impossibile eliminarli. Quindi noi cerchiamo di mantenerli in numero accettabile, però lo stesso i danni ci sono. Grazie, adesso le previsioni. Meteorologicamente con il primo dicembre inizia la stagione invernale, comunque nei fatti abbiamo ancora temperature al di sopra della media e un tempo anche stabile, naturalmente un tempo stabile autunnale, che vuol dire umidità molto alta, banchi di nebbia, foschie in pianura. Anche questa settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un anticiclone, evidente sulla carta del tempo, anticiclone che non è forte, alta pressione moderata, però che basta per mantenere i sistemi perturbati lontani. Vedete i sistemi perturbati, ce n'è più di uno, quasi una famiglia, che dall'Atlantico verso est tende a scorrere. Non ci interessano direttamente, non danno effetti. Poi però compiono un salto e interessano l'Italia centro-meridionale. Quindi ancora un tempo stabile autunnale che ci accompagnerà, potremmo dire, per tutta la prossima settimana. Un intervallo l'avremo di peggioramento martedì in giornata, ma sarà un fatto episodico e non di nessun rilievo. Ecco, c'è un rinforzo dei venti temporaneo nelle prossime ore, poi però si calmeranno e diventeranno variabili, ecco, abbastanza deboli. Temperature, ancora non avremo i sotto zero in pianura, se non localmente sulla zona pedemontana. I valori minimi si fermano a 1 o 2 gradi sopra lo zero, i valori massimi dai 13 ai 15 gradi. Con questa situazione il mare è abbastanza mosso nelle prossime ore, poi però si attenua nel modo ondoso. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati da dove abbiamo iniziato questo viaggio. Siamo tornati lungo la Val Cavasia, nel punto più pericoloso per il passaggio degli animali selvatici. Paolo Maggion, avete fatto i progetti, avete denunciato il problema, ma adesso cosa manca? Ma io spero vivamente che la classe politica veneta e gli enti preposti nel realizzare nuove strutture, nuove vie di comunicazione anche in quelle vecchie, si predispongono per fare questi passaggi dove gli ungulati tranquillamente possono passare senza arrecare nessun danno agli automobilisti che purtroppo, come è successo a Belluno, succedono degli incidenti molto gravi. Invece, Presidente Favero, abbiamo visto che voi fate ripristino ambientale, però a quelli che dicono che siete una bella contraddizione perché da una parte ripristinate l'ambiente e dall'altra lo cacciate, cosa dite? Noi siamo sostanzialmente i bioregolatori, l'uomo è quello che ha creato tutte queste problematiche con l'antropizzazione e noi dobbiamo gestire queste problematiche bioregolando la fauna selvatica. Voi di tutto questo però volete parlare all'opinione pubblica? Beh, certo, noi il nostro obiettivo principale è mettere a conoscenza tutti di quelle che sono le nostre attività e in particolare abbiamo organizzato una serata per venerdì 24 novembre dove la riserva di Pederoba incontra il mondo agricolo, dove ovviamente parteciperanno gli agricoltori ma può partecipare tutta la città.
cittadinanza. Questo incontro si terrà venerdì 24 novembre alle ore 20 in sala consiliare del Comune di Piederoba. Grazie, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Abbiamo cercato di raccontarvi anche questo aspetto del nostro territorio. L'ultima parola la lasciamo al nostro Virginio Maso. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, questa settimana mi tocca a me. Adesso vi conto come che una volta le femmine lavava. Intanto si andava a lavare sul fosso, non vedere la lavatrice, si portava dritto il lampor, il cavaetto e qua carriola e portava a casa tutto quanto dopo. Cosa c'è il lampor? Il lampor è una tavola di legno con l'inginocchiatoio che serviva per inginocchiarsi per lavare sul fosso. L'inverno era un po' il giasso delle volte per lavare. Allora era più dura perché che veniva le buanze sui bras, sulle mani, buanze, se non sapeva cosa che si gironi. Però non c'era guanti, non c'era niente altro, qui era la vita che faceva le donne una volta. Di sta andava bene. E si trovava 4-5 donne e che aveva tutte sul lampor e la aveva e canteva e si conteva la storia del paese. E dopo che era Alicia, le donne faceva Alicia una volta ogni tanto perché si disinfetteva. Iniziò tutta la biancheria che aveva e dopo in questa maniera qua a cenere dei legni, è vero? E buttava a cenere dentro sul mastel e metteva estrason che sarebbe il che chiamava il coveador perché a cenere serviva per disinfettare. Dopo metteva dentro la biancheria e dopo quando l'acqua era che bollia, per chi fa fuoco qua a galliera, le rame li aveva tutti quanti perché questa galliera qua serviva per fare la graspa, per fare la lissia, per fare tutto quanto e anche per fare il bagno, che se andava a fare il bagno so sta, questa serviva per tante robe. L'acqua qua bollia e la buttava dentro qua e si la a riposare e dopo la lavava. Intanto si disinfettava specialmente in nisioi, in timè, quella roba là. Dopo bisogna parlare il saon. E ciò, in tempo di guerra, quando era miseria, quando che moriva un porcel, che moriva dal rossigno e era una malattia di porcei, è vero, se fia boia il porcel, che giunteva della soda, qualcosa, e fia boia tutta quanta il grasso del porcel dentro qua, e dopo gli faceva il saon, che non è che sia stato tanto profumato, però, no, mancanza di altro, e dopo fare anche il saon. Dopo di e sta onde a cenere del lampor, quelle robe là, se vengono fuori le lavatrici meccaniche. Però qui vi conto un'altra volta e finisco con un proverbio. I scherzi come sono, più che ti doperi più presto si finisce. Ciao a tutti e arrivederci un'altra volta.